Ma sì, noi stavamo cercando un attaccante con le sue caratteristiche già da tempo, siccome abbiamo la voglia di inseguire un sogno e quindi abbiamo pensato che chi meglio di un Altamurano poteva aiutarci a raggiungerlo. E quindi non ci abbiamo pensato un momento quando Beppe ci ha dato la sua disponibilità e anche ringraziamo il Cerignola per avercelo lasciato e abbiamo concluso l'operazione. Derby mi viene da rispondere che Oliperti diceva che i derby non si giocano, si vincono, ma questo vale per noi, vale per Carina, vale per tutte le squadre che giocano una partita che dal punto di vista emozionale nasconde delle insidie. Loro credo che sono in una condizione di grande emergenza. Si giocheranno la vita, hanno cambiato tutto l'organigramma da dirigenziale a tecnico, quindi per loro è un nuovo inizio, quando c'è un nuovo inizio c'è una grande carica, c'è una grande motivazione e quindi verranno qua sicuramente per battagliare. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare, mettere la palla a terra, giocare a calcio. Se c'è da usare il fioretto, si usa il fioretto, e se c'è da usare la sciabola, useremo la sciabola. La mia preoccupazione era solo a livello numerico, per quello che riguarda il reparto offensivo, perché avendo Croce a mezzo servizio, solamente Samuele e Beppe davanti, Angelo sta facendo l'attaccante, però Anzani non è un attaccante, ci sta dando una grande mano, quindi avevamo la necessità di integrare il reparto. Per quello che riguarda la condizione atletica, adesso il serbatoio è stato riempito già da diverso tempo, adesso dobbiamo solamente gestire e portare la squadra fino alla fine del campionato. Proviamo a ipotizzare quello che farà Mister De Gandia, lui preferisce un certo sistema di gioco. Sicuramente avrà valutato in questi giorni tutte le situazioni, se modificarlo o no. Noi in ogni maniera siamo pronti per qualsiasi evenienza. È arrivato il momento, ci proveremo con tutte le nostre forze. Non ci siamo dimenticati come siamo stati trattati all'andata. Però noi non siamo come il Gravina, noi li accoglieremo con l'accoglienza dovuta perché è sempre una partita di calcio.